Ancora Angelo Candido. I dati effettivamente sulla crescita del settore del turismo in generale nei prossimi 20 anni sono significativi. Personalmente non sono particolarmente sorpreso dal fatto che lo sviluppo dell'economia nei mercati emergenti implichi una crescita dei turisti in Europa e in Italia in particolare, così come l'economia in generale la crescita economica in generale in Italia oggi è trainata più dalla crescita delle esportazioni che dalla crescita del mercato domestico. La nascita e lo sviluppo di una nuova classe media nei paesi emergenti determinerà necessariamente un aumento sia in termini assoluti sia in termini percentuali dei turisti stranieri, asiatici prevalentemente in Italia. Quindi il tessuto del turismo italiano dovrebbe arrivare preparato al 2030 o comunque dovrebbe accompagnare questa crescita. C'è una difficoltà particolare che è data dalla frammentazione ovviamente del turismo in Italia in una miriade di piccole strutture ricettive che diciamo da un lato può essere sfruttato a livello di immagine, se ben pubblicizzato, perché il fascino della piccola struttura ricettiva slegata dalle grandi catene, quindi molto più personalizzata, se ben comunicato, ha un appeal su un certo target di clienti. Dall'altro lato, presenta tutti i problemi che abbiamo visto nella relazione del dottor Candido. Quindi un problema di produttività, un problema di professionalità, un problema di chiusura di molte realtà nel corso degli anni a causa della crisi. A questo punto io inviterei il dottor Luciano Sbraga a parlare e ad approfondire ulteriormente questo tema nella seconda relazione introduttiva per poi procedere al dibattito. Grazie, soltanto un secondo.